da tutti i cittadini in Creta. Su YouTube? Io personalmente non ho niente contrario, ma non so se ci sono obiezioni, qualcuno è... Allora, sono un dipendente, se ci sono problemi basta dire, no? Non è che comando, io chiedo agli altri, vedo che non ci sono obiezioni, per cui possiamo può fare quello che è questo. E abbiamo deciso con il capigruppo di di posticipare i primi tre punti previsti all'ordine del giorno, che sono la ratifica della versione di bilancio disposta dalla condelibera della Giunta Comunale, l'atto ricognitivo allo stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri di bilancio 2012 e approvazione convenzione per costituzione ATA. Raccomando a tutti i consiglieri però di fermarsi finché almeno questi tre punti non saranno stati deliberati, perché sono dei provvedimenti di legge importanti che devono essere per forza espletati entro la fine del mese. L'argomento di questa sera è sicuramente un argomento delicato e complesso, e per la sua rilevanza e per la sua incidenza nel territorio, già è stato detto, abbiamo ritenuto opportuno che fosse il Consiglio Comunale aperto, al quale invitare anche i soggetti interessati, siano essi quelli che vi lasciano l'autorizzazione che quelli che hanno fatto richiesta di realizzazione dell'impianto, quindi l'impresa per quanto riguarda gli operatori e le istituzioni pubbliche, la regione e la provincia per quanto riguarda i soggetti pubblici, oltre naturalmente al comitato che si è costituito in modo che le parti in causa abbiano tutti il diritto di esporre il proprio punto di vista. Il progetto è istruito, istruzione significa seguito, quindi acquisiti tutti i pareri, fatti tutti gli approfondimenti del caso dalla Regione. Questo è previsto per legge, quindi la Regione ha competenze e autorità per rilasciare questa autorizzazione. A questo procedimento partecipano altri enti previsti da una legge regionale e questi enti hanno un potere consultivo. Tra questi c'è il Comune, quindi il Comune ha espresso e esprimerà un suo punto di vista, un suo parere, che tuttavia non è vincolante per la Regione. Teniamo ben presente questo aspetto. In che cosa consiste il progetto? Il progetto ha una potenza di 999 kW e produrrà circa 8 milioni di kWh di energia elettrica all'anno. Il ciclo produttivo prevede l'utilizzo di biomasse, le quali vengono trattate in appositi impianti chiamati fermentatori, dai quali si ricava, come prodotto del decadimento organico di questo materiale, biogas, che è composto per circa il 50% di metano. E questo metano servirà per alimentare un motore con il quale si produrrà energia elettrica. E cercheremo anche di convincere la Regione, il responsabile del procedimento in questo caso, sulla inopportunità di questa localizzazione in quell'area. Mi chiamo Paolo Pesaresi, sono legale rappresentante della ditta Proponente. Mi sposto per dare le spalle a meno persone possibili. Penso che le specificità del progetto che ha illustrato e anche le criticità che ha individuato il Comune siano ben chiare. Sono due e le illustro velocemente. Uno è la vicinanza col Parco Pozzi, con il campo Pozzi, che erano stati considerati in fase di progetto dalla nostra progettazione iniziale. La cosa risultava essere compatibile. Il sindaco ha manifestato che la cosa invece, anche in base a degli studi che non era nel nostro possesso,
non risulta essere compatibile, questa cosa sarà oggetto di indagine, di integrazione ulteriore da parte nostra. Una particolarità diciamo, criticità particolare del progetto è questo tema del rischio idrogeologico. Allora, l'area, come diceva giustamente il sindaco prima, non è soggetta a nessun vincolo e nello specifico, ritorno al punto, la zona di impianto non è una zona soggetta a vincolo PAI. Terza cosa, l'impianto è un impianto pensato comunque per gestire problemi di questo tipo, nel senso che comunque gran parte dei materiali sono stoccati in delle vasche stagne, altri materiali sono stoccati su delle trincee, altro non sono che delle piattaforme in cemento completamente coperti, e considerate che questa parte del materiale, che è quella che potrebbe essere un pochino più a rischio, altro non è che insilato di mais, per cui nella peggiore delle ipotesi, considerate anche che l'intero impianto da progetto è comunque circondato con un fosso di guardia che dovrebbe cercare di comunque consentire una certa sicurezza all'area d'impianto. Detto questo, penso di aver dato delle indicazioni su quelle che erano le due criticità specifiche che indicava il sindaco. Sono 20 anni più o meno che questo sviluppo è stato così forte in Germania. Tutte le cose che magari si sentono dire sugli impianti di biogas in Germania, per esempio la leggenda delle morti per Escherichia coli in Germania, è una notizia che è circolata per 2 mesi circa in Germania, 2 o 3 mesi circa. Dopodiché, e questo è quello che raccontano molto spesso sui siti internet questi diciamo esperti da bar, dopo 2 o 3 mesi cosa è successo? È stata investita l'istituto che a livello europeo tutela un po' come la FDA americana, la Food and Drug Administration, ovvero il soggetto che tutela la parte diciamo alimentare dei problemi alimentari, che si chiama IFSA se non mi sbaglio, e ha verificato che il problema non era legato al biogas, il problema era legato a dei semi di fieno che erano stati importati dall'Egitto. Altra cosa molto, molto rapida, poi il biogas altro non è che la puzza. Cioè, i materiali, come spiegherà poi il dottor Schivano, vengono messi in questi contenitori fermentano, ma questi contenitori sono contenitori stagni. Se noi facciamo uscire la puzza, vuol dire che stiamo perdendo del biogas, quindi vuol dire che il processo non è efficiente. Quindi a nessuno, né alla cittadinanza, né alla società che gestisce, interessa disperdere puzza in aria. Questi impianti consumano una quantità importante di materiale tra prodotti e sottoprodotti dell'agricoltura e dell'agroindustria. Sono 20.000 tonnellate all'anno circa. Chiunque di voi, basta che prenda una calcolatrice, fa 20.000 tonnellate diviso 365 giorni. Questa è la quantità che ogni giorno circola in entrata all'impianto. E altrettanta più o meno ne circola in uscita con gli stessi mezzi, perché è un efficientamento che conviene anche a noi. Quindi se andate a fare 2 conti, stiamo parlando di 3 camion al giorno. Allora, io vorrei dire innanzitutto che noi non abbiamo mai fatto polemica e dicendo che abbiamo avuto la sensazione che lei sindaco e la sua amministrazione non vi siate impegnati come avreste potuto e dovuto per affrontare in modo appropriato la conferenza dei servizi su questa centrale. Ancora adesso all'ufficio tecnico del comune la quasi totalità dei dipendenti, dei funzionari non sanno niente o quasi niente, così dichiarano su questa faccenda. Sabato scorso abbiamo chiesto una copia del progetto della Gubbio 7, adoperandosi tutti i modi per cercare il CD del progetto, non sono riusciti a trovarlo, quindi non ce l'hanno potuto dare.
una dirigente dell'ufficio tecnico non ci ha dato una copia della sua relazione perché ci ha detto in modo così candido e impunemente che non ne aveva una in ufficio. Questo ci ha lasciato molto perplessi e preoccupati. È insomma chiaro che fino ad ora non siete riusciti a costituire una task force di tecnici efficiente ed efficace. Il risultato è stato una relazione tecnica mediocre che non ha evidenziato in modo adeguato le notevoli criticità del sito prescelto e che dà un parere negativo solo di facciata, non supportato da osservazioni tecniche che possano avere un peso in un procedimento amministrativo. Gli eventuali risarcimenti danni alla BBO 7 riguarderebbero solo la parte progettuale e sarebbero nulla in confronto ai danni che si rischierebbe di provocare al nostro territorio e alla nostra salute con la realizzazione della centrale. I suoi tecnici sono sicuramente molto preparati, però c'è un problema, che sono pagati da te. C'è la provincia, rappresentata qui dall'assessore Biagiola, Alessandro Biagiola, che ci può dire quello che pensa. Ad esempio, noi abbiamo già depositato un parere contrario per l'esistenza del varco fluviale, che in base alla PTC, che è un organo tecnico che regolamenta l'urbanistica, la pianificazione urbanistica del territorio, praticamente prevede in queste zone un'inedificabilità. Ma credo che l'aspetto più importante, che forse permetta l'ingegner Pesaresi, abbiamo visto in conferenza di servizi, non è stato tenuto nel dovuto conto, è l'esistenza nel raggio di pochi metri di un campo pozzi che permette la captazione di acqua potabile. Io ho riletto bene la norma, mi sono informato con l'ente gestore del servizio idrico, che è la STEA. Non so se sia fattibile ovviare con delle prescrizioni a questa normativa. Credo che la regione abbia un ruolo importante, io su questo non mi nascondo. Credo che allora il procedimento è tutto in capo alla regione. Noi come provincia, il comune, l'amministrazione comunale non ha molte armi se non quella di chiedere le massime garanzie, poi la responsabilità rimane in capo all'ufficio della Regione Marche, che ha l'esclusiva competenza a rilasciare questa autorizzazione. Con la parola a Francesco Comi, rappresentanza non della Giunta ma del Consiglio regionale. Io non rappresento la Giunta, ci tengo a dirlo, non per legittima difesa, ma perché non faccio parte del governo regionale e perché, come è noto, almeno che ha detto i lavori, io mi occupo di altro, mi occupo di sanità e di servizi sociali. Questa è la materia che mi impegna e sulla quale già ho tante vertenze aperte sul territorio, soprattutto in questa fase. Ultimamente è stato chiesto anche a me di dare una mano, non perché sia un esperto, però nel 2004 il piano energetico ambientale regionale io ho contribuito a scriverlo e ne sono stato anche relatore, poi mi sono dedicato ad altro, quindi sto lavorando insieme ad un gruppo di consiglieri regionali per cercare di affrontare questa questione. Vi posso dire che quando abbiamo fatto il piano energetico nel 2004 ci eravamo posti un obiettivo, che era quello di ridurre il consumo, lo sfruttamento dei combustibili fossili, delle fonti energetiche tradizionali e produrre energia attraverso altre e non tradizionali fonti. Siccome l'agricoltura sta in crisi, sta in difficoltà, non ce la fa, ecco, diamo un'opportunità alle imprese agricole locali, alla filiera locale, alla filiera corta locale di
sfruttare queste energie, cosa diversa da quello che sta accadendo, cioè non l'impresa del territorio locale, bensì società legittimamente organizzate sì che sul territorio costruiscono impianti. Questo posso dire tradisce quello spirito con il quale era nata l'iniziativa. La disciplina autorizzatoria è legata a procedure standardizzate e disciplinate dalla legge, nella quale il parere politico della giunta o dei singoli consiglieri della giunta provinciale del sindaco non hanno nessun valore. C'è una legge che prescrive requisiti e criteri, tutta la disciplina non è rimessa alla politica, agli organi politici elettivi, agli organi di governo o di indirizzo, ma è rimessa all'apparato burocratico amministrativo, quindi ai dirigenti, a funzionari che verificano l'esistenza dei requisiti e se questi li stanno o li attuano. Volevo dire al sindaco, se questa zona non è considerata alluvionata, probabilmente non ha fatto i conti con gli ultimi 10 anni e probabilmente non ha fatto i conti con la storia di questa zona, perché questa zona era fuori da pericolo di inondazione fino a che c'erano i controargini, e penso che questo l'ha già sentito dire. Ho avuto occasione di lavorare con il gruppo Merloni. Allora, il gruppo Merloni, le asciugatrici che facevano, che spedivano in Germania, avevano le 3A. Significa che era un'economia, giusto? Dell'energia elettrica. Quelle che invece vendevano in Italia non avevano neanche una A, che consumavano 3 volte tanto. Per recuperare questa energia che tanto cerchiamo, basterebbe solo andare a monte e cercare di diminuire o rottamare quelle strutture che consumano 4 volte. Il problema è che la nostra vallata, come diceva l'altra volta, non so se c'è questa sera, Armando del Monte, che abita lì vicino alla zona, dice: sono passati diversi anni, io vedo l'acqua del mio pozzo che si inquina sempre di più. C'ha ragione, anche là il bacino del Basso Chienti è sempre più inquinato, è stato soggetto a grossissime problematiche ambientali. Subito dopo il bacino del Chienti è venuto fuori anche il bacino del Potenza, eppure le leggi ci sono sulla tutela ambientale, sul fatto che non bisogna inquinare e tutto quanto, però il problema è che non abbiamo la possibilità di controllarli questi signori. Loro dicono passeranno 3 camion al giorno, va bene, questo è quello che dicono loro, ma poi nella realtà andate a vedere quelle centrali già costruite, andate a vedere cosa succede, quanti camion passano al giorno. La gente si è dovuta mobilitare, sono formati comitati per i camion, per le puzze, per il fatto che ne avrete sicuramente parlato, ne avrà sicuramente parlato il sindaco prima, del fatto che tantissimi ettari di terreno verranno coltivati con un'agricoltura che non è per uso alimentare, ma è un'agricoltura che serve per bruciare, da bruciare, quindi verrà coltivata con la classica agricoltura intensiva, con pesticidi, fitofarmaci, le peggio cose, su una zona dove praticamente abbiamo già una situazione critica. Probabilmente diventeranno qualcosa come i classici inceneritori, un qualcosa per smaltire i rifiuti, perché a queste centrali si darà la possibilità di utilizzare matrici diverse, non solo quelle attualmente utilizzate, ma matrici diverse, vale a dire liquami, non si sa di che provenienza, probabilmente liquami di trattamenti. Ma le iscrizioni attuali sono chiuse. Che noi non avremo la possibilità di controllare, e ne abbiamo un caso in provincia di Bergamo, in provincia di Bergamo, nelle centrali a biogas sono stati rilevati PCB. In quanto sono un dottorando dell'Università di Ancona del gruppo Manchi Sistemi per l'Energia, alla Regione e al Comune volevo chiedere se ben si stia partendo da un punto di vista, come ha espresso prima il consigliere, di vietare queste, di cercare di modificare la legge e di ottenere una sospensiva, di agire anche a livello nazionale per evitare che sulle biomasse si sta facendo la stessa fine che si è fatta 2 o 3 anni fa con il fotovoltaico,
c'è la speculazione sopra, cioè il fotovoltaico aveva un'idea buona che era della generazione distribuita. Io lo conosco bene, io e Pea, è stato fatto nel dipartimento di energetica d'Ancona, lo conosco molto bene, mi hanno spiegato molte più volte come funzionava. Ci vuole generazione distribuita, cioè si produce dove che si consuma. Questo non si è, nel fotovoltaico non si è fatto, sono stati fatti grossi campi spersi sulle colline, sulle montagne, dove c'era posto, e non sono stati messi nelle città e dove c'è il consumo. Solamente ora, con Quinto Conto Energia, si è arrivati a capire che verrà rimborsato, verrà incentivato quello che viene consumato effettivamente. Stessa cosa ora si sta spostando sulle biomasse. Le biomasse sono una risorsa quando si utilizzano gli scarti delle lavorazioni, non sono una risorsa quando si utilizzano culture dedicate per aumentare semplicemente il potere calorifico meglio della miscela. Per quello che riguarda sulla società, volevo chiedere una particolarità che ho notato anche in fiera 2 settimane fa a Roma. Le Marche sono la regione che penso abbia il maggior incremento negli ultimi tempi di creazione di centrali a biomasse. Penso ne siano state fatte 42 o 42 richieste, mi sbaglio? E un'altra particolarità che hanno le Marche è che mi sembra che il numero di aiuti sono stati tutti fatti a 999 kW. È vero questo? Come in tutta Italia. Sì, questo quando si fa un'analisi di questo tipo spesso si cerca l'ottimo economico. Il fatto che l'ottimo economico sia arrivi sempre un attimo prima del via. Ok, allora su questo caso si potrebbe anche incentivare, capire perché si chiede il via solamente quando cade l'incentivo. È una cosa che non mi sembra molto quadrata. Va bene, non fare conversazione. Un'altra. È scaduto il tempo, credo. Due domande secche. No, non deve fare domande, deve finire l'intervento. Sì, ok. Volevo chiedere se ci sono impianti di separazione per la CO2 e che cosa vogliono fare della CO2 che viene separata, perché il 50% è metano e un motore normale a combustione interna richiede un numero di metano almeno di 80-90 a seconda di quello utilizzato, quindi c'è una notevole componente di metano che viene dispersa. Di metano, ma di CO2 che deve essere utilizzato in qualche altro modo. Che cosa volete fare con questa CO2? E se poi adottate alcuni sistemi di abbattimento dei fumi, delle diossine e delle polveri, se avete qualcosa di questo tipo, e o se avete fatto delle misurazioni sul vento e su quale direzione andranno queste emissioni. Stop. Ecco. Questo per dire che se il comune, forse non è del racconto la regione, ma se è pienamente convinto del proprio no, può comunque esprimerlo motivatamente e riuscire in qualche modo a incidere sulla decisione finale, che comunque, ripeto, spetta sempre alla regione. Ho qui una sentenza del TAR a Torino, non so se ne è a conoscenza, la 237/2012, relativa al comune di Carmagnola, nella quale proprio come motivo di annullamento dell'autorizzazione c'è proprio, tra i vari motivi, oltre alle irregolarità delle conferenze di servizi, perché tante volte vengono fatte un po' così a capocchia, come si suol dire, è stato annullato proprio uno, la seconda motivazione, proprio perché non è stato preso in considerazione il parere negativo del comune. La sentenza, la ripeto, 237/2012, sindaco, se vuole gliela lascio una copia. Allora, io sono a pochi passi da questo sito. Innanzitutto faccio riferimento alla zona lunare perché è dal 1990 che ci abito e in 22 anni già abbiamo avuto 4 esondazioni, 4, non una dell'anno scorso del 2 di marzo, tutte fotografate, tutte documentate, con 40 cm d'acqua dentro casa. Io e il mio dipartimento, l'università, che lavoriamo nella regione in cui c'è stato il maggior sviluppo di impianti di biogas negli ultimi 5-6 anni, abbiamo un sacco di dati e abbiamo un sacco di osservazioni da vicino di queste realtà.
E vi chiudo con semplicemente con uno degli argomenti, la questione fondorigena, su cui noi stiamo lavorando in maniera abbastanza specifica. Il processo anaerobico abbatte gli odori di due ordini di grandezza rispetto a che cosa? Rispetto a che cosa? Ai liquami, per esempio. Un liquame non trattato da digestione anaerobica puzza 100.000 volte di più di un digestato. Quindi la puzza che sentiamo lungo la A4 sono gli impianti zootecnici, le aziende zootecniche che non hanno l'impianto di biogas. Allora, buonasera a tutti, grazie dell'ospitalità, faccio un intervento in punta di piedi, sono ospite, io ho conosciuto Francesco poche settimane fa, sono di Iesi, sono presidente di un altro comitato che sta battendo in Vallesina per diversi impianti che stanno cercando di costruire lì. E una delle poche cose belle di questa storia è che ci ha unito molto tra cittadini delle Marche, diversi cittadini avere diversi problemi simili, e tra l'altro cogliamo l'occasione, Francesco, per lanciare già che faremo già un appuntamento, come già proposto dal Presidente del Consiglio, qua nelle prossime settimane, in modo che con calma cercheremo di evidenziare quelle che sono le nostre ragioni, poi ognuno rimane chiaramente anche delle proprie idee, non c'è assolutamente nessun problema. I comitati a mio parere non dovrebbero neanche esistere, quando ci sono i comitati c'è sempre qualcosa che non va, e questa situazione in effetti è piuttosto assurda, molto assurda, presenta diversi elementi di assurdità. Vi faccio un esempio banale per capirci: intorno a Iesi stanno promuovendo circa 8 impianti, diverse ditte, 8 impianti di circa 1 megawatt ciascuno. Se avessero proposto un impianto di 8 megawatt, no? Avrebbero dovuto fare, tra l'altro questi impianti, insomma ogni impianto butta fuori circa dai 9-10 tonnellate all'anno di ossido di azoto, altrettanti di monossido di carbonio, 2,5-3 tonnellate l'anno di COV, e ci sono dei pareri ARPAM, per esempio quello del 16 gennaio del 2012 relativo a un impianto vicino a Iesi che parla anche di possibili rischi di IPA, di diossina, e quindi in questi sono pareri ARPAM, non sono dati miei, sono disponibili sui siti e posso darli a disposizione di tutti, del 16 gennaio del 2012. Detto questo, un impianto da 8 MW avrebbe dovuto fare, se fosse stato un unico impianto, una serie di valutazioni, tra cui la valutazione di impatto ambientale, che consente di valutare non solo gli impatti ambientali, ma di favorire anche la partecipazione dei cittadini, è uno strumento che già abbiamo nell'ordinamento. Invece che è successo? Ne hanno proposti 8 a distanza di pochissimi chilometri l'uno all'altro e non c'è bisogno di fare la valutazione di impatto ambientale. È chiaro che è assurdo tutto questo. Come è stato fatto? Tramite una legge. Una legge della Regione Marche, fatta il 26 marzo del 2012, questa legge che proprio prevede che dei limiti, sotto quei limiti, non bisogna fare la valutazione di impatto ambientale to cure. E questo apparirebbe, a dire del Consiglio dei Ministri, una cosa anticostituzionale. Perché? Perché le normative nazionali e le normative comunitarie prevedono che sì, puoi dare delle soglie di taglia, ma devi prevedere quello che diceva il consigliere Comi, cioè devi prevedere anche dove lo fai, perché lo stesso impianto, un conto lo fai in cima a Monte San Vicino, un conto lo fai a 700 metri nella piazza dei Pantieri o della piazza Picena. Questa è la differenza, ecco perché bisogna anche tener conto di diversi fattori, il cumulo di progetti, la densità di popolazione e tutte altre questioni che sono scritte in normative italiane e comunitarie. Che succede? Questa legge è stata impugnata dal governo. È stata impugnata perché presenta vizi, proprio tra queste motivazioni anche, per queste motivazioni anche di incostituzionalità. Che succede? La regione in questa situazione che cosa fa? Una cosa di consenso dovrebbe fermare, perché non è che stai autorizzando la licenza di un negozio, che al limite quando esce la sentenza della consulta gliela levi, stai andando a fare una centrale, metti silos, sono impianti comunque invasivi, più o meno invasivi, no, la regione è andata avanti a autorizzarli. E ecco perché è scoppiata la bomba del biogas, perché la gente non ci sta, noi non ci abbiamo una al naso e quindi siamo stupidi di essere trattati così. Questo è il punto. Finisco, è un abuso della vostra cortesia. Non solo, detto questo, per esempio ci sono già delle normative, le normative comunitarie violate appaiono per copiosa giurisprudenza italiana e comunitaria, le normative che si chiamano self-executing sono automaticamente esecutive. Questo vuol dire che il funzionario, in presenza di una legge che viola le normative comunitarie, dovrebbe fermarsi e applicare quella comunitaria. Questo dice la giurisprudenza comunitaria. Oggi proprio abbiamo depositato una memoria a tutti i consiglieri, l'avrà anche sulla sua mail il consigliere Comi, comunque al limite che la forniamo, non è un problema, in cui spieghiamo perché la regione si deve fermare ora. Questo lo chiediamo e questo lo chiediamo.
l'ultima cosa che voglio dire, chiaramente ci sono dei problemi, ognuno di questi impianti, bisogna dirlo, legittimamente produce per la ditta una serie di incentivi pubblici che sono copiosi, sono circa 2.400.000 euro l'anno garantiti per 15 anni, sono soldi pubblici nostri presi legittimamente, però ogni impianto è un pacchetto da 30 milioni, quindi è chiaro che c'è molta volontà di andare avanti su queste cose, diciamo così. E quindi, detto questo, richiamo quello che ha detto quel ragazzo di Loreto, finalmente qualcuno che tira fuori le sentenze del TAR Piemonte, che dice che riconosce il ruolo dei sindaci, perché da 9 mesi che sento dire sindaci noi non possiamo vendere niente, noi non possiamo fare niente. Il sindaco è la massima autorità sanitaria, deve battersi affinché i suoi pareri vengano rispettati. Senza polemica, perché non la conosco, quindi ha parlato anche benissimo, quindi siccome le abbiamo sentite dire troppe volte, quindi l'ultima cosa, i consiglieri regionali e anche i sindaci, prima di essere organismi politici, sono anche pubblici ufficiali. Ecco, se c'è una normativa che deve essere direttamente self-executing, dovete esigerla dai vostri dirigenti, grazie. Lazzarone.